Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo e capito dalla copertina, ormai è diventato il motto di tutti i video, come cominciano i video. Oggi andremo a rimuovere il DB Killer allo scarico della mia moto. Chi mi segue su Instagram e chi ha visto il video presentazione della moto saprà che la mia moto l'ho acquistata nuova in concessionaria e come accessorio primario ho fatto montare lo scarico Akrapovic completo con catalizzatore. Quindi lo scarico è omologato sia per le emissioni sia per i suoni, perché ha il DB Killer saldato. Ora, mi sono informato un minimo in giro e ho capito che appunto il DB Killer è saldato e per rimuoverlo si devono fare cose che... Però io voglio farlo. Non sono sicuro di riuscirci oggi, però ci proverò e nel caso dovessi riuscirci, tanta roba. Prima però di mettere mano allo scarico vi vorrei far sentire il sound con il DB Killer e dirvi una cosa. Come potete vedere lì dietro c'è una Tracer 900 nuova, cioè nuova nel senso modello nuovo, era nuova, adesso è usata, che ha lo scarico originale. Come ben sapete la Tracer 900 monta lo stesso identico motore della MT-09 SPO normale e quella lì monta uno scarico originale. Adesso, come ben saprete, lo scarico Akrapovic non è uno di quelli che stravolge il sound già di per sé. In che senso? Non si discosta molto dall'originale con il DB Killer, anche se chi come me ha sentito la differenza tra i due scarichi in moto, la differenza c'è. E la Akrapovic è leggermente più cupo, scende un po' più profondo come suono e già di per sé con il DB Killer non è affatto male. Però si sentono dei borbotti quando la moto è calda, in rilascio di gas, in scalo di marcia, che senza DB Killer sono da apprezzare. Oltretutto questa bestiuccia qui monta il quick shifter e come potete ben immaginare il cambio elettronico ha quel sound già bellissimo che senza DB Killer si apprezza in una maniera squisita, quindi è quasi d'obbligo togliere il DB Killer. E quindi niente, adesso proveremo a farlo. Allora, questo scarico Akrapovic molto molto carino, è molto anche complicato togliere il DB Killer. Come potete vedere da qui abbiamo tante vitarelle che circondano il fondello, e o meglio tre, però non ho idea di come possa funzionare. Quindi, visto che sono anche in una posizione bella bella scomoda, io direi di smontare il terminale e esaminarlo da vicino per vedere appunto come fare. Quindi metto la telecamera sul cavalletto e partirà magari un time lapse in cui cerco di smontare il terminale senza fare particolari danni. Allora, per quello che ho potuto vedere e capire da solo, per smontare il terminale dobbiamo andare a rimuovere le due molle, ovvero questa e quella dall'altro lato qua sotto, e questo perno qui e l'altro perno dietro che mantengono quella staffona lì centrale sotto a non so cosa. Beh, io ci provo e vediamo cosa ne esce fuori. Ok, so che non andrebbe fatto, ma che fai, te ne privi del test sound senza terminale? Due secondi? No, no, non si fa, e no, allucinante, non l'avevo, bellissimo, bellissimo. Ok, perfetto, fin qui tutto a posto, smontato lo scarico, ho fatto quello che dovevo fare, quindi rimuovere il fondello, ho trovato, come state vedendo dalle clip, il punto di saldatura unico presente su questo scarico per appunto mantenere il DB Killer. Sono andato a trapanare con il trapano a colonna questo foro, facendo dei fori dal più piccolo al più grande per rimuovere completamente tutto il punto di saldatura. E dopodiché ho provato a tirare, spingere, fare qualsiasi cosa con questo terminale.
ho provato a tirare il DB Killer davanti, dalla parte davanti, con una pinza. Ho provato a inserire delle chiavi, ho provato a fare qualsiasi cosa, girare, torcere, tirare, ho messo varie mazze di ferro e non da dietro allo scarico, dalla parte del collettore, martellando, cercando di far uscire il DB Killer, ma non ci sono ovviamente riuscito. Sono passati mesi da quando l'ho smontato varie volte e ho varie volte provato a rimuoverlo. Dopodiché ho deciso di affidarmi a qualcuno con un po' di esperienza in più e che sicuramente mi avrebbe saputo dare una mano. Infatti sono andato dal mio meccanico, dove sono andato anche a montare i tubi in treccia, spoiler, e siamo riusciti finalmente a rimuovere il DB Killer. Ovviamente ci tengo a precisare, questo video non è un'incitazione a rimuovere i DB Killer alle vostre moto, anzi, se potete evitate, perché purtroppo invalidate l'omologazione del vostro scarico. Questo non vuol dire che se poi andate a rimettere il DB Killer lo scarico non è più omologato, però comunque cercate di usarla il meno possibile, quantomeno senza DB Killer, e appunto io non mi assumo nessuna responsabilità di quello che farete. Io non vi sto dicendo appunto di rimuovere i DB Killer, questo è semplicemente un video in cui vi mostro la mia esperienza, come tutti i video sul mio canale. Non sto dicendo che questo sia giusto, però lasciamo stare. Finalmente ragazzi, finalmente ci siamo riusciti, dopo tanti sbattimenti, tante prove, tante volte che ho smontato questo terminale, ci sono riuscito. Il DB Killer è stato estratto, è stato tolto, fortunatamente non si è rotto, quindi è possibile anche rimetterlo e molte volte purtroppo dovrò rimetterlo. Ve l'ho fatta sentire, come potete sentire, canta. Sicuramente dal video non renderà come dalla realtà, perché purtroppo i microfoni non riescono a captare e gli altoparlanti e le casse a trasmettere il suono fedele e reale, però diciamo che la differenza tra il prima e il dopo si sente. Quindi niente ragazzi, come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso fosse così, non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!